Due giorni di viaggio con la macchina propria sono arrivati. Da dove vengono? Vengono da Ucraina, da una piccola città, guarda caso Dubno, una piccolissima città dove sono nata anch'io, è una coincidenza. È una città nel nord o nel sud dell'Ucraina? La città nell'est d'Ucraina, fra Leopoli, Rivne e Ternopoli. Quindi a confine con più vicino alla Polonia? Sì, direi di sì, più vicino del Lviv. È stato più semplice fuggire da lì? Non è stato più semplice perché la storia è molto diversa. La ragazza è fuggita da solo con minorenne perché il marito in questo tempo stava in Italia perché faceva autista. E lei è partita da sola con minorenne venerdì, ha impiegato 16 ore di viaggio per arrivare alla dogana ucraina e dopodiché il marito l'ha preso alla dogana, ma la parte di Ungheria, e sono proseguiti insieme. Per fortuna abbiamo anche un altro eroe, perché loro sono arrivati qui perché hanno lo zio. Il zio domenica parte per andare a combattere per patria. Oggi ci siamo tutti quanti, ci siamo visti in consolato e adesso stiamo qua. Lei è una mediatrice culturale, giusto? Sì. Più o meno ci sa dire oggi qui quanti ne arrivano? Sì, dottore, noi stiamo coordinando questo ingresso delle persone, siamo appena presi le responsabilità, io sto prendendo responsabilità volontaria del coordinare. Quali sono le richieste principali che fanno loro, quelli che arrivano? Richieste principali? Alloggio. Alloggio perché dovranno sistemarsi in qualche parte perché non parlano italiano, vanno qui allo sbaraglio perché certi pochissimi che hanno le famiglie, hanno qualche parente, hanno qualche amicizia come i ragazzi qua, loro no, loro hanno questo cugino che domenica parte per fare la guerra. Sì, sempre qui. Quindi dove andranno? Loro per ora ci rimaneranno qui e dopo ci auguro, perché si è offerto Said Shishano e Abbasa a prendere questa famiglia, perciò abbiamo deciso prima accoglienza a fare qua da voi che è stato offerto. Come ha fatto la ragazza da sola con la bambina? Come ha attraversato il confine? Il marito si trovava qui perché lui faceva autista. Lui in giorno della guerra si trovava in Italia, la ragazza in giorno della guerra... A Napoli si trovava? Non saprei, al confine. E la ragazza come si è spostata? Con la macchina, in modo autonomo. Da sola, da casa sua bambino. Fino al confine, sì, con l'Ungheria. Sì, e loro, sì, poi dall'Ungheria qui? Lara. Scusami, per alzare solo uno? Are you happy to be here? Ok, yeah. Are you happy? Is it okay? Okay. Andiamo. Okay.